Perché non sei andato in città? Il vento l'ha spazzata via. Come mai? È andata in rovina. Perché mai sarebbe andata in rovina? Perché tutto è in rovina. Tutto si è degradato. Ma potrei dire che loro hanno rovinato e degradato tutto. Perché questo non è il tipo di cataclisma che avviene con l'aiuto, per così dire, innocente degli uomini. Al contrario, si tratta del giudizio dell'uomo, il proprio giudizio su se stesso, nel quale ovviamente Dio mette mano, o, oserei dire, ne partecipa. E qualunque cosa di cui egli partecipa è la creazione più orribile che si possa immaginare. Perché vedi, il mondo è stato corrotto. Perciò non importa cosa dico, perché tutto ciò che hanno acquisito è stato corrotto. E dato che hanno acquisito tutto in una subdola, scorretta battaglia, hanno corrotto tutto. Perché qualunque cosa hanno toccato, e loro toccano tutto, lo hanno corrotto. Così è stato, sino alla vittoria finale, sino al finale trionfante. Acquisire, corrompere, corrompere, acquisire. O posso mettertela in un altro modo se vuoi. Toccare, corrompere, e quindi acquisire o toccare. Acquisire, quindi corrompere. È andata avanti così per secoli. Avanti, avanti e avanti. Questo è nient'altro. A volte di nascosto, a volte bruscamente, a volte con delicatezza, a volte brutalmente. Ma è andata avanti così. Eppure, in un solo modo, come un assalto di ratti da un'imboscata. Perché per questa vittoria è necessario che l'altra parte, quella alta, grande e nobile, non debba entrare in nessuna disputa. Non doveva esserci alcun tipo di lotta, solo l'improvvisa scomparsa di una parte, ossia la scomparsa dell'eccelso, del grandioso e del nobile. Così che ora i vincitori che attaccano dall'imboscata comandano la terra. E non c'è un solo minuscolo angolo dove si possa nascondere loro qualcosa. Perché tutto ciò su cui posano le mani è loro. Anche ciò che pensiamo non possano raggiungere, ma che loro raggiungono, è loro. Perché il cielo è già loro e tutti i nostri sogni. Loro è il momento, la natura, l'infinito silenzio. Anche l'immortalità è loro, capisci? Tutto, tutto è perso per sempre. E tanti nobili, grandiosi ed eccelsi, stettero lì, fermi, se così si può dire. Si sono fermati a questo punto e dovettero comprendere ed accettare che non ci sono né Dio né Dei. Gli eccelsi, i grandiosi, i nobili, dovevano comprendere ciò sin dall'inizio. Ma, ovviamente, erano piuttosto incapaci a comprenderlo. Ci credevano e lo accettavano, ma non lo comprendevano. Se ne stettero lì, disorientati ma non rassegnati, finché qualcosa, una scintilla dal cervello, finalmente li illuminò. E tutto a un tratto si resero conto che non ci sono né Dio né Dei. Un tratto videro che non esiste né bene né male. Poi videro e compresero che, se così era, allora nemmeno loro stessi esistevano. Vedi, secondo me, questo potrebbe essere stato il momento in cui possiamo dire che si sono estinti, si sono spenti. Estinti, spenti, come il fuoco lasciato bruciare nel prato. Uno perdeva costantemente, l'altro vinceva costantemente. Sconfitta, vittoria,
sconfitta vittoria, e un giorno, qui nei dintorni, ho dovuto realizzare, e ho realizzato, che mi sbagliavo. Davvero mi sbagliavo, quando pensavo che non c'è mai stato e non poteva esserci alcun cambiamento qui, sulla Terra. Perché, credimi, ora so che questo cambiamento si è davvero verificato.